il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buongiorno a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi siamo a Stradella e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie della città risponderanno alla domanda su una delle notizie del giorno. A Stradella i soliti ignoti colpiscono ancora. Nel weekend un tentato furto in una villa di Via Basso, pochi giorni fa un altro furto, questa volta purtroppo andato a buon fine, in una villa di Via Po. In tal merito era stata avviata una raccolta firme da parte dei cittadini per chiedere al comune più sicurezza e l'installazione di telecamere. Cosa ne pensi di questa situazione? Sinceramente non so, per questi furti ci vuole più sicurezza, in senso più telecamere, più sicurezza, più polizia, più controlli? Sì, anche più controlli. Quindi diciamo che tu saresti a favore dell'installazione di queste telecamere? Sì. Secondo te per quale motivo in questo periodo a Stradella c'è, soprattutto in quel quartiere, c'è un numero di furti così elevato, così frequente? Forse per il freddo, che la gente non esce di casa, non c'è tanto traffico, diciamo così. Nella tua abitazione hai effettuato delle misure di sicurezza, che cosa? Tipo allarmi, videocamere. Quindi insomma ti sei ovviamente tutelato. Sì, sì. L'unica è mettere più telecamere, perché io stesso ho avuto un furto in casa, che sono passati da un canale, come se fosse questo, perciò è l'unica è mettere più telecamere, più luce nelle strade. E poi magari succede ancora, però se ci sono più telecamere almeno vediamo qualche cosa in più. Che le telecamere possono essere un ottimo deterrente e che comunque non ci devono essere troppi problemi se uno è armato in casa. Quindi lei è a favore? Sicuramente, per legittima difesa. Perché secondo lei, nonostante la raccolta firme, il comune per il momento non ha attuato queste richieste dei cittadini? Probabilmente non avrà i fondi, o forse, non lo so, si parla, poi dopo non si va mai fino in fondo nelle cose. Ma certo che il fatto esiste, ma non è un fatto locale, succede dappertutto. Se lei parla con qualsiasi persona, uno sì, uno no, dice ho avuto un furto o un tentativo di furto. Quindi è importante comunque investire su questo tipo di... Sì, trovare qualcosa. Sicuramente la telecamera è una cosa importante. Perché secondo me poi deve mettere in atto una serie di misure per poi praticamente contrastare questo fenomeno, quindi più macchine, più vigili, più costi e quindi non ha interesse. Crede che non ci siano quindi le risorse o proprio che manchi l'interesse? Tutte e due.